Adesso qua, ciao a tutti ragazzuoli, siamo finiti nel posto più famoso in Italia e nel mondo, sull'Elbo a Borriana, completamente devastato, completamente bucato, anche volendo trovare un posticino, una chiazza vergine non la trovi, incredibile. E allora oggi lo sapevo, comunque sono stato invitato dagli amici là, Omar, Dario, il Cesare, e ancora non ho avuto il piacere di conoscerlo. Mi sono piazzato la mia skipper. Ho messo la mia skipper qui perché ho portato soltanto la canalina e la pala, e infatti è quello che serve per questo attrezzo, soltanto una pala. No, me ne vado a scavare. Tanto c'è, meno male c'è un signore che cucina. No, no, uso, non mi serve. Sto usando quella, quindi. Poi non solo, se sta funzionando, sì. Tu lo sai che si può regolare, no? Sì, sì. Adesso l'hai aperta al massimo? Non lo so. No, non credo al massimo. Questa la puoi regolare. Sì, però mi sembra che vada già bene, no? Che dici? Ah, più ancora? Vieni, andiamo. Cos'è l'aperitivo? Grazie. Grazie. Vedi come scaldiamo adesso. Sì. Aspetta che mandiamo una foto al gruppo. Quello dove l'hai rubato? Oh, dov'è che l'hai rubata? L'ha regalato una signora. Minchia. Lo usava per giardinaggio e lo buttava via. Ma madonna! Quello! Questo è bello, cazzo, guarda che roba, è profondo, ha le ruote un po' più grandi. Ma che bella! Porti la sabbia! No, è vero! Solo che è di plastica! Ma che te ne frega? Quanto dura non si sa. Sì, durerà un cazzo. Mica deve salire al mattino presto, porca miseria. Mattino? Che ne sono? Che è già mezzogiorno, no? Buongiorno. Sì, ciao. Ciao, guarda che io sono qua dalle 6:30. Ho pulito una montagna qua di sassi che avevo fatto io. Mm-hmm. E mi è uscito un bidone. Infatti l'ho lavato subito. Adesso mi sto facendo, almeno mi voglio riempire, 6 gabassi e poi vado in canalina e butto lì. Certo che quella lì è pesante da portare, eh? Sì, infatti per questo che sta fermo. Perché se te guardi tra questa, un giorno,
perché buongiorno. Se guardi tra questa e quella che c'è va il Davide, dei muratori, questa è quella più grossa. Ma io la avevo questa posta, io prima facevo sempre il 6. Poi è da un anno che mi sono buttato in acqua perché ho ben visto i miei amici tedeschi. In acqua adesso lo faccio, perché me l'hai regolata te? Non gli sto più dietro! No, per due secondi è vuota! Ciao ragazzuoli! No. Buongiorno! Buongiorno! Come va? Bene. Stiamo. Qualcosa. Qualcosa, qualcosa, la porchetta? L'ho già fatta un paio di mesi fa. E cazzo, ma la metti in video, ma è rimasta qua. L'hai vista? Ah, guarda che è, eh. Ah, sì. Bene, bene. Tre secchi di roba. Beh, tre secchi è bella roba lì, eh. Quello è un tappeto. Sì. Per tre secchi è bella roba, perché sotto ci sarà qualcos'altro, il più grosso scende giù, no? No, ho fatto anche lì. Scusa, perché metti il tappeto sopra le cose? Il tappeto sopra? E gli scalini? Ah, quello lì è un tappeto unico, è un tappeto della macchina. Sì, sì, sì. No, è uno zerbino quello. Uno zerbino proprio. Un zerbino. Ma quella è una scaglia d'oro? Sì. Quella sul tappeto. Però vedi che, guarda la cosa. Sì, sì, è questa? Sì. È questa? E anche quella. E anche quella. Cosa vuol dire? Che se la scaglia d'oro è arrivata fino a lì, sta roba qui non ti serve a niente. Che è Cesare? Ciao! Oh, figo, cos'è la GoPro? Bisogna fare i video, sennò sì, qua sì. Sulla qua siamo. Ah, stasera montiamo un video che. Sì. Ma io ripeto, ho un drone, ma non sono capace tanto usarlo. Così. No. Mi devo. Beh, poi c'è anche vento. Sì, prima che cacca il drone cadinta leva. Non tornava più. Lo voglio prendere anch'io un drone perché è veramente interessante. Da 50 euro, guarda, va. Ma giusto per alzarti un attimo a guardare quei 100 metri, non è che devi fare chissà che cosa, no? Bicchiere di vino, ragazzi. Come no? Dopo il GNP. GNP che spinge. Buongiorno capo. Come va? Se mi dai da mangiare qualcosa, sì. Buon appetito. Sono sincero, perché se no muoio adesso. Ah, qua ci avete anche proprio, eh? Ma perché voi non avete fatto un campo nomadi fisso? Dove siete voi, Andrea? No, il campo fisso lo fai quando trovi la punta, no? Dove siamo andati l'altra volta era giusto per. Non è fisso che nessuno può venire, cioè. No. Quattro tavoli, quattro sedie vecchie, eh. No, io devo mettermi la maglia, ragazzi. Rio è contentissimo oggi. È salito in macchina. E fremeva dalla voglia di uscire, allora l'ho portato lui. Però è tremendo perché ci sono altri cani. Lui è un lupo, quindi tremendo. Devo farlo sto tranquillo. Rio! È agitatissimo. Però adesso sta qua un po' con me. Ci siamo già fatti due aperitivi. Adesso è ora di pranzo. Avrò fatto sì uno o due secchiellini in questa buchetta, però. Farò ancora qualche secchio fino a quando sarà pronta lì la grigliata e via. Ti diverti? Ti stai divertendo? Una volta si andava a pesca, oggi si va. Qui c'è una bella cascata, un bel salto, è molto interessante, c'è una buca di 2 metri, qui si scala dappertutto, senza il tegno. Ciao ragazzi, no. Che banda qui è una banda.
bella! Vedere! La tagliamo a metà! Dove mi faccio io, tu non qui le palle, ti porto qui con me! Oh ma che bella! Guarda che bella! Oh, qua delle belle micro pepite, no, oh, è una bella pepitella. Oh, tira fuori questo pesa 0,30. Trovata qui sull'elmo, molto interessante. Fai vedere anche l'altra? Eh sì, perché sta guardando. Questa mi sembra che sia 0,10-0,11. Quella è una bella monetina. Sì, sì, questa è bella. Una pepitella. Una pepita. Perché questa è l'autore. L'autore. Fatemi vedere l'elmo qua, fatemi vedere i ragazzi dell'elmo qua che non voglio piano. Fa vedere. Che mesi, ma che non anni, non anni. Questa è tutta roba di Boriana. Sì, sì, tutta roba di Boriana. Di qua proprio. Proprio di questo qua, sì. Quel buco. Ah, quel buco lì, cos'è? Ah, granati! Belli, belle, belle. Li hai trovati qua? Una bella campionatura, qua questo qui l'ho trovato più giù. No, è lo stesso, però l'ho setecciato. Ho preso 6, ho fatto una scala di grandezza. Oh, che belle! Oh, che belle! Suonano. Eh sì! Fantastico, complimenti. Spero di trovarne qualcuno anch'io molto grosso con quella macchina che ho portato. Ma che bel granato che c'è di quello, si vede bene. Ti sta per cadere, no? No, la cicca. Porca, te l'hai mai preso d'infarto. Questo è tutto di ieri. Ma dove lo trovi sto cosa? Sei un anno. Granati? Non fai piatto. Belle, belle, belle. Veramente. Comunque ragazzi è fantastico vedere sull'elvo le mie canaline, una dragonfly là, due dragonfly di là, un'altra dragonfly più su. È veramente veramente una soddisfazione, praticamente l'elvo è pieno di libellule nel piscino. E io invece oggi mi sono portato questa, vediamo se riusciamo a trovare qualche bella pagliuzza, mi accontenterei perché sono venuto giusto a tenere un po' di compagnia agli amici che mi volevano conoscere. Molto simpatici, il Cesare, il Dario, l'Omar, Rio. Però c'è veramente una grossa magnetite in questo buco. Spero di riuscire a beccare qualche bella scaglia e che faccio ancora un'oretta e poi smonto, vado di là, mi sto concentrato. È buona.